33 agenti di polizia messicani sotto interrogatorio. Spunta uno spiraglio nelle indagini sui tre napoletani scomparsi nel nulla dal 31 gennaio. Arriva infatti una buona notizia, un vertice investigativo tra gli organi inquirenti italiani e quelli messicani. Un incontro per coordinare le indagini e finalmente fare il punto sulla situazione. Le autorità della polizia di Jalisco hanno incontrato il rappresentante dell'ambasciata italiana in Messico ed un dirigente del Viminale. Da fonti locali si apprende che i diplomatici hanno discusso del progresso dell'indagine, che è stata generata da una denuncia presentata il 31 gennaio dai parenti dei tre cittadini italiani. 40 dipendenti del comune di Acerra, a Napoli, sono stati condannati per assenteismo a conclusione dell'indagine partita nel 2013 e denominata fuori dal comune. I lavoratori marcavano i cartellini al posto dei colleghi per coprire assenze e ritardi. 40 condanne e 20 assoluzioni, di cui solo 4 per non aver commesso i reati contestati, mentre per altri 16 non è scattata la sanzione perché i giudici hanno ritenuto che il reato commesso non fosse particolarmente dannoso per la pubblica amministrazione. Ora i 40 dipendenti condannati rischiano il licenziamento. Lo deciderà una commissione disciplinare comunale. Le fiamme gialle di Nocera Inferiore, Salerno, hanno controllato due distinte attività commerciali a Nocera Inferiore ed Angri, riconducibili alla stessa società commerciale, scoprendo oltre 600 capi contraffatti di una rinomata griff del settore dell'abbigliamento, offerti in vendita agli ignari consumatori. Il responsabile è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Raggiunge il pronto soccorso dell'ospedale di Eboli due volte nello stesso giorno. Dimesso dall'ospedale in entrambi i casi, muore mentre torna a casa sotto gli occhi della moglie e dei 4 figli. I carabinieri di Eboli hanno avviato un'indagine sul decesso di Renato Maffia, 52 anni, musicista di campagna. I militari hanno sequestrato la salma e hanno acquisito la documentazione sanitaria. Nell'area di Piazza Nolana e via Sopramuro a Napoli, la polizia ha effettuato un'operazione mirata al contrasto del commercio delle sigarette di contrabbando. L'iniziativa ha portato al controllo e alla segnalazione di due venditori ambulanti, al sequestro di numerosi panchetti mobili destinati all'esposizione dei tabacchi e al sequestro di circa 20 kg di sigarette prive del contrassegno del monopolio di Stato. Le indagini condotte dai finanzieri hanno permesso di accertare che i contributi erogati dalla Regione Campania, cofinanziati con i fondi dell'Unione Europea, destinati a sostenere la creazione e lo sviluppo delle cosiddette microimprese, sono stati intascati illecitamente da 5 imprenditori e da un professionista. Il progetto finanziato prevedeva la ristrutturazione di un antico palazzo nobiliare ubicato nel centro di Sala Consilina, da adibire a struttura ricettiva e la conseguente creazione di nuove opportunità di lavoro per il territorio. I 6 soggetti denunciati avevano dimostrato, mediante l'uso di false fatturazioni, l'esecuzione dei lavori, l'acquisto degli arredi e delle attrezzature, il pagamento degli stessi e quindi la realizzazione del progetto finanziato. Una lieve scossa di magnitudo 2.3 è stata registrata alle 7.25 di questa mattina a Stio, in provincia di Salerno e precisamente nel cuore del Cilento. Il movimento sismico rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ad una profondità di 10 km, nonostante sia stato avvertito dalla popolazione, non ha avuto danni a persone o a cose. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento.